Vorrei che voi rifletteste su una cosa che non mi sembra per niente banale. Da un po' di tempo c'è un termine squisitamente tecnico, conosciuto fino a pochi anni fa solo dai tecnici e nei discorsi tra tecnici era usato, che ha sostituito un altro termine invece per niente tecnico. Ed è questo, resilienza, che sostituisce resistenza. Fateci caso, tutti i colti, tutti i quasi colti, tutti gli aspiranti a un che di culturame, di sofisticazione o semplicemente di comunicativa intelligente, interessante, parlano di resilienza per tutto ciò che concerne invece un'altra parola, che è resistenza. Il punto è che resilienza non è sinonimo di resistenza. Resilienza è l'opposto di resistenza. La resilienza è l'adattamento. L'adattamento di un materiale a una condizione diversa fisica, l'adattamento di un sistema a una situazione inaspettata. La resilienza è la capacità di adeguarsi e di conformarsi a una condizione non aspettata, a una condizione non prevista. La resistenza è un'altra cosa. La resistenza è la volontà, la ferma volontà e l'azione necessaria a non adattarsi, a non accettare, a rifiutarsi. Questo lo trovo una cosa molto pericolosa. La resistenza come parola è relegata proprio oggi, al 25 aprile, ancora oggi è tollerata, no? Ecco, il 25 aprile è la resistenza. In ogni giorno che avanza, la parola scompare, ma non scompare semplicemente solo per quanto riguarda la resistenza al nazifascismo, ma la resistenza a tout court, la resistenza a qualunque avversione, a qualunque tirannia, a qualunque invasione, a qualunque bruttura, a qualunque ingiustizia. E questo è scandalo, questo è scandalo. Ci stanno rubando o vogliamo o lasciamo che ci rubino o non facciamo caso al fatto che ci rubino. Quella che è la condizione umana indispensabile perché si sia umani, prima di tutto. La forza, la volontà, la necessità vitale di resistere. Per cui, chi se lo ricorda, l'espressione ora è sempre resistenza, credo che voi ve la ricordiate. Ora è sempre resistenza, non è uno slogan, non è il modo bello di finire un'epigrafe. Lo avrà il generale Kessler, il monumento Kessler a noi italiani. No, ora è sempre resistenza, è una necessità, è una condizione necessaria. È la ragione per cui noi possiamo ancora e per sempre esercitare proprio la nostra umanità, esercitare l'unico potere che non abbrutisce, l'unico potere che è esente dalla sua marcescenza, il potere contro il potere,
il poter resistere al potere, il poter resistere all'avversione, il poter resistere all'ingiustizia, eccetera, 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 eccetera. Oggi è una festa, deve essere una festa. Lo sarà in modo che io non so, non è mai successo. Da quando ero bambino, io, il 25 aprile, quando ero bambino era mio padre che mi portava alla festa. E poi ho continuato a far festa. A far festa nel modo che conoscevo, che è universalmente conosciuto, che è universalmente praticato di farlo. Questo no, non era previsto. E allora anche oggi, che è festa perché non pratichiamo resilienza, adattamento, ma pratichiamo resistenza anche alla condizione dell'oggi. E quindi buona festa.